E bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Football Manager 2023 col nostro Bari per concludere questa stagione che si è messa malissimo purtroppo perché siamo noni col Cesena ottavo con una partita in più, però è a 3 punti di vantaggio e sarà molto importante fare un filotto di vittorie, non di risultati utili, ma di vittorie proprio. Ma prima di iniziare, per stemperare un po' l'ansia che ho, onestamente, ho visto uno short di Nemo PGV, che vi metterò qua sotto nei commenti o nella descrizione, insomma, di questo centrocampista interessante che si chiama Francesconi del Cesena. Ora non so dove sia, onestamente, anche perché non so in che anno era lui, penso all'inizio. Comunque, allora, ha 20 anni, da lui ne aveva 18. Mi ha colpito molto questo fatto, determinazione 18. E ha delle buonissime statistiche, non costa neanche tantissimo. Quindi ringrazio Nemo per il consiglio, innanzitutto. Tra l'altro, ho visto anche un consiglio sotto al video precedente, di mettere Bertini al posto di Maita. Allora, si può provare anche perché tanto Maita purtroppo ha fatto il canto suo. Non mi sta piacendo, onestamente non mi sta piacendo assai. Comunque, ora abbiamo la sfida con l'Ascoli, finale di stagione veramente al cardiopalma. Veramente al cardiopalma, io diciamo che ho un po' di paura e di timore che le cose non possano andare per il verso giusto. Mi auguro che non sia così, me lo auguro con tutto il cuore, perché sarebbe veramente una grande illusione per il secondo anno. Vabbè, che l'anno scorso era metà anno, però per il secondo anno non riuscire a centrare un playoff per la Serie A sarebbe una grande, grande delusione. Quindi io spero e mi auguro che le cose possano andare per il meglio. Me lo auguro con tutto il cuore. Vero? 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 Non partiamo male, vi prego. Ok. Mannaggia, Esposito non c'è. Però c'è Bertini, subito nel vivo del gioco. Bravo Bertini, passaggio intelligente, semplice ma intelligente. Giocate semplici ma intelligenti sono la soluzione per arrivare in Serie A. Bertini. Ma che è successo? Bertini, così dal nulla, richiamato grazie a un commento dello scorso episodio. Ora vedo chi è perché lo devo ringraziare assolutamente. Scusatemi, un attimo, un attimo. Ringrazio sto ragazzo perché mi ha salvato la vita. Anguton, sempre lui, sempre lui. Grazie, grazie di cuore. Mi dai sempre dei consigli veramente ottimi. Ok, si è partito bene. Si è partito bene. Gol di Bertini totalmente inaspettato. Onestamente, non me l'aspettavo. Se devo essere sincero, non me l'aspettavo. Ragazzi, si è messa bene. Dobbiamo solo gestirla. Però Fiamozzi, devi tirare. Devi tirare. In quel caso, non si possono mangiare queste occasioni. Vicari, per Esposito, che la manda sulla luna e gli astronauti ringraziano. Mamma mia, oh. Ha fatto un tiro veramente inguardabile, con tutto il bene per il nostro amico Esposito, ma quel tiro era veramente qualcosa. Giagello è leggermente infortunato. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Estrela? Beh, chi metto? Chi metto? Non è che abbia molte alternative, purtroppo. Tocca mettere Estrela. No, aspetta un attimo, volevo lodare, ma attendiamo un attimo, perché poi magari se lodo su un pareggio non è che sia proprio il massimo. Estrela. Corbo, Capradossi. Ti prego. Fiamozzi, ancora Capradossi, ancora Corbo, giochiamola bene. Che dira? Cosa fai? Che dira? Bravo, che dira, che culo. Però, che culo, ma anche che sfiga. Bravo, Vicari.
Ricci, Estrela, Bertini. No vabbè raga, no vabbè, no, no Esposito, ma come hai fatto a sbagliare? Ma che passaggio ha fatto Bertini? Ma non pensavo fosse così forte, oh. Ma a saperlo prima eravamo già in Serie A, forse. Soddisfatto. Eh beh, sono soddisfatto sì ragazzi. Finché si vince sono sempre soddisfatto. È quando non si vince che... Ah, oh, che dire, anche tu infortunato? Metti Lazetic. Che ovviamente non è che andiamo a perdere in qualità. Forse, anzi, ne guadagniamo. Però, insomma... vabbè, raga, però, se tutti siete infortunati... Io non so che dire, eh. Cioè, ma è una congiura questa. È veramente una congiura. Ma che vi devo dire io? Cioè... Io ho paura, cioè se si fa male tutti con chi gioco la prossima partita? Con me stesso. Bertini. Bravissimi. Estrela, non fare cavolate, grazie. Estrela. Bello il passaggio. No, vabbè, però. Esposito, ma quanti gol ti stai mangiando oggi? Esposito oggi non mi sembra in gran forma, eh. Si sta mangiando tantissimi gol. Ok, bei movimenti, ottimi movimenti, però sotto porta è qualcosa di inguardabile. Allora, ragazzi, mancano 7 minuti. Prendiamo tempo? Che forse è la cosa migliore in questo momento. Portiamola sulla bandierina. Anche perché questo 1-0 sarebbe... fondamentale, fondamentale, no, eh. No, 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 oh. No, vabbè, io non c'ho parole. Io non c'ho parole. Ma io non c'ho parole. Ma io non c'ho parole. 88esimo minuto. 88esimo minuto. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Ma porca miseria, due volte. No, vabbè. No, non possiamo perdere. Non possiamo pareggiare, scusate. Niente. Pareggio buttato nel cesso. Ma buttato nel cesso. Abbiamo fatto una bellissima partita. Ma bellissima. Ma la cosa che più mi fa infuriare di tutte è che quando ho messo perdita di tempo, ci hanno pareggiato. Cioè, Bertini, te hai giocato bene. Posso dire qualcosa a Bertini? Posso dire qualcosa a Bertini? Posso dire qualcosa a Bertini? No, niente, non posso. Cioè, Bertini ha giocato bene. E ora siamo a 2 punti dalla Cesena. Non ci voleva. Non ci voleva. 3 giorni Fiamozzi. Che dirà, 1-2 giorni? Vabbè. Niente di grave sembrerebbe. Sì, però ragazzi, veramente, cioè, abbiamo pareggiato una partita umiliante, questo pareggio, eh. Francesconi sarebbe un acquisto di qualità. Peccato che non c'ho i soldi. Offerta di prestito, costo futuro opzionale. Ma porca, niente, è che essendo titolare difficile che me lo diano con un prestito, con diritto di riscatto, con non con obbligo ma con possibilità di riscatto. No, questo possiamo... Togli dalla lista selezionati. Michelino, togli. Tanto arriva, quindi è anche inutile avercelo lì nella lista. Morgan Rogers è forte. Lo so che è forte, lo so. Lo so bene, non ti preoccupare. No, Zuzek. Fuori quasi un mese, ha finito la stagione. Ci sto a provare in tutti i modi.
Cesena contro chi è in questa giornata? Contro la Spal, che Dio ci aiuti. Veramente. Cesena Empoli. Oh, raga. In teoria l'Empoli dovrebbe essere più forte. Ma che Maita? Ma metti Bertini subito. Dove sta Bertini? Dove è andato? Bertini, non ti nascondere. Non è il momento. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che finale di stagione, ma che finale di stagione. Cioè, veramente difficile, complicato. Contro la Spal non sarà facile, è quello il problema. Che abbiamo le ultime due partite complicatissime, Spal e Sampdoria. Cioè, roba che un film horror sarebbe più divertente, più solare, più bello da vedere. Che dirà? Cosa aspetti a passare sta palla? Che dirà? Bertini? No! Oh, Bertini comunque si è inserito bene in squadra, eh. Niente da dire su Bertini perché sta facendo un gran bel finale di stagione, che poi le ultime due partite che ha giocato, perché le altre non le ha giocate. Però devo dire che è un gran bel giocatore, eh. È un gran bel giocatore. Non riusciamo a far gol. Allora, soddisfatto. Pareggio, soddisfatto, sì. Siamo contro la Spal. Ci può stare, ci può stare. Domanda di più. Il punto è che a noi serve una vittoria. E non un pareggio. E questo è il punto. Quindi, insomma. Allora, Chiamozzi è stanco. Buttiamo dentro Vasco Valls. Dai, no, l'ho già fatto. L'ho già fatto. Non ti preoccupare. L'ho già cambiato. Coso. No, niente, non si sblocca la partita. Non si sblocca la partita. Corbo è stanchissimo. Potremmo mettere Bellodi. È già Bellodi, scusate, nuovo? Eh sì, eh. Proviamolo. Capradossi. Terranova. Sono tutti stanchi. Mettiamo Estrella, no. Sì, mettiamo Estrella. E al posto di Bove ci butto dentro Vasco Valls, anzi facciamo così. E qua ci butto dentro Johnson. Nordstrom sta in ansia, quindi anche no. Ma io ho finito i cambi? Sì, cavolo, volevo mettere Lazetic. Ci ho pensato dopo, ci ho pensato. Bravo Esposito, ripartiamo. Che dira? Che dira? Vabbè, sei lento. Sei lento ammazzato, che dira però. Mamma mia. Mamma mia, Vasco Valls. Però anche tu. Johnson, il piccolo Johnson. Che dira? Si addormenta, come sempre. Siamo due palloni in cui si è addormentato. Due, due su due. Vabbè. Estrella, Vasco Valls, Johnson, piccolo Johnson. Facci sognare. Che dira! Che dira! Che dira! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Calma però ora. Però ora un po' di calma ci vuole, un po' di predicare calma. Tanto lodiamo la squadra. Poi. No, poi. Mancano 14 minuti. Perdiamo tempo. Raga, vi scongiuro. Io vi scongiuro che. Vi prego. Teniamo vivo sto discorso playoff. Vabbè, dai. Però, ragazzi. Bravo Ternova. Giagello va vuoto, no? Però. Però siamo dei coglioni. Però siamo dei coglioni. È già la seconda partita che ci facciamo recuperare. Comunque io non metto più perditempo, ogni volta che lo metto perdiamo, cioè prendiamo un gol, vabbè.
Potrebbe essere il contrario, raga, però vabbè. Io sono veramente avvelenato. Veramente avvelenato, ragazzi. Cioè, dai, non si può. Oh, raga, però porca miseria, oh. 15 tiri a 8, 1-1. Una squadra... Amareggiato. Che cavolo, devo essere contento. Cesena ha vinto, raga. Bye bye, Serie A. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Che dirà splendido dove non si sa. Dove non si sa. Cioè, due pareggi con due squadre abbastanza forti, però... Cioè, due volte ci siamo fatti recuperare. Due volte. Non puoi far così se vuoi competere ad alti livelli. Non puoi far così. Non puoi far così. Vabbè, senti un secondo. Francesconi, poi ci pensiamo, eh. Intanto mettiamoti in lista. No, ci sei già, perfetto. Poi ci pensiamo al momento. Al momento non c'ho testa, veramente, per pensare anche a Francesconi in questo momento, eh. Vabbè, a sto punto contro la Sampdoria che gioco a fa? Con tutto il bene, eh. Allenatore, portiere migliore? Mettiamo Montipò sulla fiducia. Ma non mi sembrano sto granché questi talenti. Estrella, perfetto, 5 settimane. 6-11 giorni, perfetto. Tanto... Che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Bravissimo, Johansson. Caviglia slogata. Ottimo. Cazzo, ma questo sta diventando un lazzaretto. Praticamente. Il lazzaretto. Niente, niente. Me la gioco questa partita? Non lo so. Chi è Lorenzo Colombo? Porca miseria, Lorenzo Colombo. Contata per ingaggio? Vabbè, Lorenzo, Lorenzino. Va bene che va bene, però. Ci sono diversi giocatori interessanti. Akpa potrebbe essere un futuro, ragazzi, onestamente. Rauti, però anche te. Però anche te. Bisognerà fare un bel po' di... Bisognerà vendere il prossimo anno, ragazzi. Potenziale notevole. Giuliano Proietti. Offri contratto. Ma sì, vai. Promettente, te offri sto contrattino e io sono contento. Vabbè, senti, gioca per vincere. Simuliamo, tanto è finito il campionato. Se vinciamo questa mi incazzo, è come una iena. Ve lo dico. Pareggio, niente, c'è la pareggita acuta. Guarda, guarda. Guarda il Cesena che passa per 3 punti. Potevamo tranquillamente andarci ai playoff quest'anno. Ma tranquillamente, tranquillamente. Tranquillamente. Talenti ottimi, già ingaggiato. Ok. Allora, budget stipendi 9.670.000. Trasferimenti 325.000. Insomma, mi aspettavo qualcosina di più, però è anche vero che siamo stra indebitati. Vai, Ferri. Delusi. Oh, è molto determinato. Però è un terzino. In effetti, perché l'ho preso? Vabbè, sarà una futura plusvalenza. A questo punto. Eccitante promessa. Ma, raga, sta pure calando di brutto. Lascia sta. Lascia sta. Lascia sta.
Allora, calendario. Qua c'è il mercato. Ah, non posso organizzare. Però posso fare questo. Sta domenica. Già col Benevento. Allora, un nuovo contratto di 2 anni con ingaggio di 270.000 euro all'anno. Lavorare nel limite dei fondi ingaggio, aumentare il prestigio del club. Aiuto. Cioè, scusate, il loro massimo, la loro massima, come dire, ambizione è arrivare nella parte alta della Serie B tutti gli anni? In Serie A non ce n'è mai? Scusatemi, eh. C'hanno 2 anni. Ok, tanto me. Che mi cambia se mi pagano tanto o poco? Mica è vero. È un gioco. Cosa me ne frega a me? Sono felice, sì, entusiasta, però. Raga, bisogna lavorare per la Serie A. Quest'anno per poco non ci siamo arrivati. Prossimo anno, raga, è una priorità. Vabbè, qua facciamo scelta veloce. Istantaneo, gioca per vincere. Vai. Pareggio, ma oh, allora sti pareggi però hanno rotto, eh. Scusatemi, ma sti pareggi veramente. Terranova, se vuoi tirarti anche adesso, volentieri. Con tutto il bene, ma. Vabbè, andiamo avanti. Accetta, per forza. Allora, è scarso rispetto alle altre squadre della Serie B. Ho capito, non so cosa dirti. Ricci è assente il 62% dell'anno. Ricci purtroppo però mi serve. Sperando che non si infortuni ulteriormente. Quindi, fino al 15 luglio c'è la vacanzina. Raga, a questo punto, visto che i giocatori vanno in vacanza, mando anche voi in vacanza. Ci becchiamo direttamente a luglio, senza star lì a fare. O vado avanti io telecamere spente, così via. E ci penso. Intanto, scusa, svincola Rossetti. Sì, assolutamente sì. Giocatore importante. No, Vicari no. Non offrire un contratto. Rinnovo automatico. Di 1 anno. A sto Rutigliano non mi sembra sto granché. Posso dire. Ma rinnovo di prestito? Non ho capito sta cosa. Vabbè, facciamo l'estensione, va. Perché penso che sia per il prestito. Svincola fine contratto, sono d'accordo. D'Achille. Raga, determinazione 5, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Samuele Marie, 14, già questo ci si può lavorare. Però ho già 19 anni. Non mi serve, non mi serve. Non mi serve. Ok, ragazzi, io ho fatto tutto. Sta salvando. A sto punto ci becchiamo nel prossimo episodio per iniziare la nuova stagione, per fare un po' di mercato in generale, ok? Che non so che mercato potremmo fare, questo è vero, però qualcosa potremmo fare, dai. Ci proveremo quantomeno. Sicuramente il prossimo anno vorrei puntare più sui giovani. Più sui giovani. E bisogna lavorare anche nei prestiti perché ho paura che alcuni giocatori tipo Lazetic ci va via. Esposito non mi ricordo se è 2 anni, però
Però Lazdic sicuro, sicuro va via. Bove mi sa che va via pure lui. Insomma, sarà un po' un casino, onestamente, un po' un casino. Ragazzi, è tutto. Mi dispiace molto per la non qualificazione ai playoff. Ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.